Sul neutro di Foligno, con al seguito circa 450 tifosi, il Sestri Levante ha sconfitto il Monopoli per 1-0 con gol di Marco Firenze. I rossoblù sono così primi nella classifica dei ripescaggi e possono sognare il salto in Lega Pro. Dopo un iniziale equilibrio in campo, ci pensa Firenze Sestrino Doc a segnare al 26esimo del primo tempo la rete della vittoria. I corsari hanno tenuto in mano le redini della partita, ma quando i pugliesi hanno cercato insistentemente la rete del pareggio, soprattutto ad inizio ripresa, ci ha pensato Stancampiano con almeno due provvidenziali uscite dai propri pali con le quali ha sradicato il pallone dai piedi degli avversari. È la vittoria di una città, di una tifoseria, quelle sì, da Lega Pro. Insomma, com'è andata questa stagione? Com'è andata? Mi fai una domanda che... Meglio di così penso che non potesse andare. L'abbiamo, a parte il Cuneo che nel campionato regolare ci ha superato di un punto, che sono convinto che se c'erano ancora tre partite lo vinciamo noi, e i playoff l'abbiamo vinta tutta. Più di questa non possiamo fare. Purtroppo disputiamo una categoria dove c'è una regola che chi vince i playoff non è promosso, l'unica categoria, penso, dalla Serie B arrivare alla terza, che è il colmo, e pretendono delle cifre a fondo perso che non so come possano proporle, forse perché hanno i problemi per sanare i debiti di qualche bandito che c'è nei professionisti, dei miei. Non ne prendono, questo è poco ma sicuro. Io, se devo andare in Lega Pro, ci vado sul campo. Se non mi danno la possibilità vincendo i playoff, ci tenteremo un altro anno. Se no, amen. Quindi il futuro del Sestri cosa potrebbe prevedere? Il futuro del Sestri? Ora bisogna che ci sediamo un attimino col sindaco, che anche questa partita mi ha mandato un messaggio di congratulazioni. Però io mi aspetto qualcosina di più. Perché io sono fissato del settore giovanile, il settore giovanile nostro è penalizzato dalle strutture. E quindi se la Sestri calcistica, che credo che lo stia dimostrando a livello di tifosi, è un livello alto, e anche il comune, capisco tutti i problemi che ci sono, ma dovrebbe cercare di venirci incontro, perché muoviamo gran parte dei cittadini, perlomeno calciofili di Sestri. Oltre 300, si parla anche di 400 persone qui, è un bel numero. Insomma, per noi Sestri Levante, io credo che faccia forse circa 20.000 abitanti. Insomma, oggi noi abbiamo mosso come una squadra di professione. Ho visto delle squadre di categoria superiori in queste partite finali muoverne molto meno, perciò io li posso solo ringraziare, perché sono stati spettacolari. Sostengono la squadra da 5, 10, 20 minuti prima della partita fino al 95esimo e oltre, e questo insomma, per uno che gioca questo sostegno è importante, ti fa arrivare sulla palla per prima anche quando sei stanco, ti fa arrivare su di testa in cielo, che ti ci spingono loro, e si è visto, questi ragazzi sono stati eccezionali, veramente. Abbiamo vinto perché abbiamo meritato, perché abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore che non ce l'hanno gli altri, è una persona fantastica, che quello che ha fatto da giocatore probabilmente, e mi riferisco alle categorie che ha fatto, sono convinto che lo fa anche da allenatore. Il mio sogno sarebbe che rimanesse ancora con noi, basta un anno, magari per vincere il campionato nella stagione, nella regular season, come dicono. Però capisco che la mia speranza è l'ultima a morire, però capisco anche che c'ha mezza Lega Pro dietro. D'altronde lui è un professionista serio e merita di far carriera. Speriamo che basta ancora un anno, lo faccia con noi. Un bagno di folla oggi. Uno spettacolo, direi, nel senso che è tutto l'anno, che sono fantastici, li abbiamo coinvolti, loro hanno coinvolto noi, insomma, e il risultato è veramente merito di tutti. Squadra e pubblico, un binomio incredibile.
squadra e pubblico un binomio incredibile di quelli che capitano poche volte nella vita di un allenatore e di un giocatore. Penso che il gruppo di quest'anno è stato un gruppo fantastico, sotto tutti i punti di vista. Nei momenti delle difficoltà sono stati forti, hanno tenuto botta. I tifosi ci hanno dato una mano fin dall'inizio, la società è stata fantastica, precisa e puntuale su tutto, e quindi binomio vince un insieme di fattori importanti che hanno portato a questo risultato.